Cabinet scraper, in questo caso uno Stanley 80, è un pialletto economico e particolarmente utile. Vediamo insieme come metterlo a punto e come utilizzarlo. La prima cosa da fare è quella di assicurarci che la suola del pialletto sia perfettamente piana. A questo scopo utilizzate della carta vetro grana 100-150 incollata su una lastra di vetro di almeno un centimetro di spessore. Segnate la suola del pialletto con un pennarello indelebile e cominciate a strofinare. Siamo abbastanza fortunati, come vedete, i segni sono andati tutti via in maniera uniforme, il che sta a significare che la suola del pialletto è perfettamente piatta. Possiamo passare ad affilare la lama ora. Cominciamo col prenderci cura del dorso della lama. Questo andrà rettificato fino a farlo diventare lucido. Cominciamo di nuovo con la nostra carta abrasiva. Cerchiamo di distribuire la pressione in maniera uniforme sugli ultimi 2 cm circa di lama. Continuate fino a che tutta la superficie, per un'estensione, ripeto, di circa un paio di centimetri, sia diventata perfettamente lucida. Dopo aver lavorato alcuni minuti sulla carta abrasiva, la parte lucida sarà abbastanza evidente, ma saranno anche altresì evidenti ancora i graffi della grana grossa. Possiamo passare ora ad utilizzare delle grane di carta abrasiva sempre più fini o in alternativa delle pietre diamantate, come in questo caso. Questo è l'aspetto del dorso della lama dopo aver passato alcuni minuti sull'ultima pietra. È sufficientemente lucido, ma ancora si vedono i graffi della pietra. Passiamo alla lucidatura a specchio utilizzando della comune pasta abrasiva da carrozzieri su un pezzo di MDF. Continuate fino a che il dorso non diventa perfettamente lucido. Dopo pochi minuti otterrete una superficie perfettamente riflettente, lucidata a specchio. Siamo ora pronti a passare allo smusso anteriore, che andrà affilato a 45 gradi.
impostate la guida per un'affilatura con un'inclinazione a 45 gradi, ripetete la stessa identica procedura che abbiamo seguito per il dorso. Quindi prima la carta abrasiva,